Giovanni Bucine, San Donato di Arezzo e ora Rigutino, che diventa un albergo Covid. Presidente, che situazione ha trovato nel territorio arezzino? Ma come sempre nel territorio arezzino si lavora, ci si impegna, c'è solidarietà, c'è anche generosità. Io sono venuto innanzitutto per stare vicino agli operatori e poi per verificare anche con i miei occhi, insomma, come l'organizzazione che abbiamo discusso e prestabilito, preparato anche a livello regionale, ha poi un impatto e viene sentita, vissuta, realizzata sul territorio. Mi pare nei problemi drammatici che abbiamo, ma insomma questa sia una realtà positiva a cui guardare con ammirazione. Io voglio ringraziare anche tutti gli operatori che ho visto particolarmente impegnati, sono ovviamente anche provati da un periodo lungo di lavoro, di impegno. Confidiamo e speriamo nella curva che si abbassa, quindi ci sono notizie anche da questo punto di vista abbastanza positive, ma nel mentre che speriamo nel meglio ci prepariamo al peggio, come è giusto fare. E quindi noi abbiamo organizzato una struttura sul territorio che va dalla valorizzazione del ruolo del medico di famiglia, a cui abbiamo dato anche un'indicazione di terapia farmacologica ovviamente stabilita dagli esperti, e poi vogliamo dotarlo di tutte le disposizioni di protezione personale che è giusto dare, perché il medico di famiglia riacquista un ruolo centrale. Confermiamo anche la volontà di fare gli screening, abbiamo iniziato con il personale sanitario e poi su dal medico di famiglia al domicilio, agli alberghi sanitari, alle strutture di cura intermedie e poi infine agli ospedali, ai posti letto di terapia intensiva, che qui sono stati recuperati in grande parte nella vecchia struttura delle sale operatorie del San Donato, e sono davvero tanti, mi pare, insomma, con grande determinazione. Sono le RSA e le RSD, preoccupano ancora? Preoccupano sì, perché quelle, insomma, è ovvio, sono tutto ciò dove c'è assembramento e potenzialmente un focolaio di sviluppo dell'infezione. Lì siamo anche in presenza di popolazione anziana e quindi la popolazione anziana sappiamo che è più fragile e quindi che è più a rischio. Mi pare che sia intervenuti molto bene a Bucine, adesso abbiamo deciso di fare sull'esperienza di Bucine il tampone a tutte le situazioni in cui si rileva una persona che sia a rischio, quando poi è possibile separare all'interno della struttura diversi comparti e quindi chi eventualmente è stato riscontrato come contagiato da coloro che invece non lo sono, e altrimenti, se questo non è possibile, la struttura diventa una struttura Covid dove ci si comporta come nel caso appunto di un albergo sanitario e a seconda della gravità della situazione. Quanti si interviene. Gli alberghi sanitari in Toscana? Ma io ho chiesto che se ne facesse uno per provincia, mi sembra che a questo livello già ci siamo. L'obiettivo è di raggiungere circa 3.000 posti letto, poi speriamo di utilizzarne pochi e se saranno necessari, però ci sono, se poi non basteranno ne faremo anche altri.